Ragazzi, il carro attrezzi c'è domani mattina. Questo vuol dire che... Questo vuol dire che dobbiamo passare la notte insieme. Raga, io penso di non dormire stasera, sono successe troppe cose. Cosa succede, Gabri? Qualcosa da fare per stasera? Che cazzo stai insinuando? Julian, se io fossi in te non parlerei. Spiegati meglio. Ho una pistola. Giù in Sicilia sparo gli uccelli. Ho il porto d'armi. Tu che cazzo vuoi parlare che c'è un coltello nello zaino? Dai, basta, smettete. E allora un coltello può sempre servire. Dai, basta, smettete. Io mi calmo, ma qui qualcuno vuole agire in altri modi. Forse quel qualcuno potresti essere tu. Tu devi stare molto attento. Cazzo vuoi fare? Tu hai un coltello. Dai, smettetela, cazzo! Quindi, cosa facciamo? Non facciamo niente. Ci prepariamo per la notte. Ragazzi, dobbiamo affrontare un discorso. Va bene. Penso di capire a cosa ti riferisci. Ragazzi, quella sera non è stata colpa nostra. Che cazzo è là? Cos'è successo? Andiamo, Giorgio, sto morendo! Raga, ma sarà morto? Non mi piace questa situazione. No, andiamocene, raga. Dai, raga, sarà ancora vivo, dai. Guarda che se è morto possiamo andare nei cazzi. Raga, chiamiamo un'ambulanza. Potremmo salvarlo, dai. Io proporrei di andarci. Esatto, andiamocene. Aspettate. Dai, raga, andiamocene. È morto. Non parliamo a nessuno di questa cosa. Già, esatto. Questo segreto rimarrà tra di noi. Qualcuno vuole chiudere la bocca agli altri. Avete ricevuto pure voi il messaggio. Vorresti andarti a costituire? Ci stai tradendo? Sì, ci ho pensato a lungo. Quel ragazzo sarebbe morto comunque, era cardiopatico. Vaffanculo, testa di cazzo. In prigione io non ci vado, hai capito? Raga, vi sbagliate. Tu maledetto bastardo, ci vuoi levar di mezzo. Hai una pistola? Sei tu che vuoi ucciderci a noi? Basta, vi prego, smettetela. Cazzo, fuori a questa merda di macchina.